Già parte delle relazioni di questa mattina hanno formulato un primo giudizio sulla situazione piemontese dal punto di vista delle politiche e delle istituzioni. Il giudizio sinteticamente si racchiude in questa valutazione. C'è stata una scelta all'inizio del mandato amministrativo di portare a conclusione tutte le politiche di sostegno al reddito legate alle condizioni del lavoro nelle situazioni di crisi produttiva che non fossero obbligatorie per legge, quindi tutte le misure che erano state adottate nella precedente amministrazione, invertendo il tipo di responsabilità pubblica da quella relativa al sostegno alle persone a quella relativa alla possibilità dell'istituzione locale di concorrere a costruire, secondo quello che è stato definito il piano dell'amministrazione Cota, delle politiche di sviluppo per l'occupazione. Quanto il quadro di queste politiche per lo sviluppo e per l'occupazione, che ricordo impegna 400 milioni di euro, ed è stato anche rappresentato come un modo per smettere di finanziare servizi pubblici sui quali graverebbe il giudizio di produttività ai fini di orientare risorse verso lo sviluppo sul quale viene attribuita la qualifica di produttività e di pubblico interesse grazie all'occupazione che creerebbe, è già stato detto che buona parte di queste risorse si sono tradotte sotto varia forma o in misure di defiscalizzazione alle imprese o in misure di aiuti e sostegno alle imprese su alcuni filoni, come quello della ricerca e dell'innovazione, alla domanda puntuale a più di 2 anni di distanza su quanti nuovi posti di lavoro fossero stati creati o quanti posti di lavoro precari fossero stati commutati in posti di lavoro a tempo indeterminato, la risposta che l'amministrazione regionale ci ha data è stata la seguente. Ci vorrebbe un premio Nobel a quantificare quanti posti si sarebbero persi senza l'intervento pubblico e quanti se ne guadagnerebbero con l'intervento pubblico. Quindi a oggi noi non abbiamo, pur avendo l'amministrazione di fronte, un'altra programmazione che è quella con le stesse leve, con le stesse misure del piano giovani, alcuna dimostrazione dell'indicato di questi interventi di coesione. Con un'ottica diversa, che cosa potrebbe fare un'amministrazione regionale? E quindi quali potrebbero essere le leve tipiche delle politiche pubbliche che mettano in capo l'amministrazione regionale e agli altri enti locali delle responsabilità puntuali per intervenire nella qualificazione dello sviluppo e dell'occupazione? Io ne cito 2. La prima riguarda la politica del territorio, la seconda riguarda la politica dei servizi alla persona. E faccio 2 esempi. La politica del territorio. Noi stiamo assistendo ad una situazione per la quale moltissime delle funzioni essenziali in capo agli enti pubblici, a cominciare da quella del trasporto pubblico locale, a quella degli investimenti nell'edilizia residenziale di uso sociale, sono oggi fortemente compromesse e fortemente limitate dalla questione delle risorse. Contemporaneamente però noi leggiamo di una dimensione con la quale si realizzano gli appalti, al di là che insistano o non insistano dei dubbi di natura giuridica, secondo la quale moltissime delle gare che sono affidate dalle pubbliche amministrazioni e vengono affidate ad un valore iniziale di X, alla fine dell'attività e della realizzazione o in corso d'opera subiscono una serie di riconoscimenti di maggior costi che rendono del tutto evidente come la base di partenza, se non immaginiamo che ci sia un atteggiamento doloso nella stazione appaltante, come la base di partenza sia stata profondamente sottostimata e come questa sottostima della base di partenza abbia 2 conseguenze. 1, la precarietà dell'andamento dei lavori pubblici. 2, le modalità di assunzione, inquadramento, continuità lavorativa, tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori che sono assunti in quelle imprese. Imprese che vincono con proposte di riduzione della base d'asta e che poi dopo iniziano contenziosi più o meno fortunati per ottenere il giusto riconoscimento del costo complessivo. Allora, una prima questione è che le amministrazioni
esercitino le proprie competenze in termini di politica del territorio con una corretta valutazione di quali debbano essere le priorità di interesse pubblico e di come queste priorità debbano essere sostenute da finanziamenti adeguati, tant'è che poi dopo i finanziamenti si esborsano a seguito di un riconoscimento di una insufficienza iniziale negli stanziamenti. Quindi non stiamo parlando di incremento delle risorse pubbliche, stiamo parlando di una programmazione preventiva adeguata delle risorse. La seconda questione, la questione dei servizi alla persona. Voglio sottolineare che l'amministrazione pubblica sembra sempre meno orientata a fare quello che è il suo compito fondamentale, cioè erogare ciò che in termini di servizi e prestazioni costruisce il sistema di protezione sociale, e sempre più affascinata all'idea di fare in qualche modo l'incubatore di impresa. Lo dicevo già prima, concorriamo a fare delle politiche industriali e dismettiamo di fare l'imprenditoria che è in capo al sistema pubblico, che è la tenuta del sistema sociale di un territorio. Tant'è che ci si è anche vantati di aver tolto risorse dal sistema sanitario per poterle investire nel sostegno alle politiche di sviluppo e quindi nel sostegno alle imprese. Nelle politiche dei servizi alla persona, a che cosa stiamo assistendo in questo momento? Ieri c'è stata nella Galleria d'Arte Moderna un'assemblea partecipatissima di tutti i lavoratori della cooperazione sociale. Il titolo di questa assemblea era Pagate il nostro lavoro. La contestazione di questa assemblea era il fatto che il sistema pubblico paga in ritardo e soprattutto che il sistema pubblico, nel momento in cui affida a terzi la gestione dei propri servizi, li affida sulla base di un assunto che è quello per il quale consegnare la gestione di alcuni servizi pubblici fondamentali al privato o al privato sociale sia prima di tutto una questione di convenienza economica, salvo poi tenere in una condizione di sofferenza dal punto di vista economico i lavoratori e di incertezza dal punto di vista imprenditoriale le stesse imprese sociali. Ora, è ragionevole che la pubblica amministrazione si comporti in maniera illegale? Perché non onorare i contratti, non onorare la scadenza dei pagamenti è nella pubblica amministrazione una vera e propria mancanza di legalità. E non è che introducendo, è stato meritorio il lavoro che è stato fatto in Consiglio regionale di cercare delle soluzioni tecniche, ne parlerà magari il collega Pupillo. Ma non è che si introducano ricorrendo le situazioni soluzioni tecniche che migliorano il problema se non si affronta il problema alla radice. Allora, in questo quadro, nel quale sembra che la pubblica amministrazione abbia smarrito da un lato la consapevolezza delle sue competenze fondamentali, io le ho riassunte in queste due: l'esercizio delle politiche del territorio e l'esercizio del diritto delle politiche dei servizi. E dall'altro lato, nel momento in cui le esercita, lo faccia con delle modalità che hanno delle caratteristiche altrettanto esecrabili di alcune modalità che noi contestiamo di svolgere una funzione da imprenditore o da datore di lavoro, mi sembrano i due problemi che come rappresentanti nelle istituzioni noi possiamo reggere, nel senso che noi possiamo legittimamente contrastare e pretendere di modificare. Dico questo perché il racconto di questa mattina, e su questo concludo, è un racconto che ci ha molto rafforzato dal punto di vista dello sviluppo delle conoscenze. Ma contemporaneamente o ci consegna una domanda che pretende soltanto una risposta di solidarietà. Le forze politiche e le istituzioni sono vicine alle lotte dei lavoratori, punto. Ma poi consegna alla contrattazione tra le parti la ricerca della soluzione migliore, oppure ci assumiamo come istituzioni pubbliche alcune responsabilità. Sicuramente abbiamo una responsabilità di analisi della situazione sulle scelte dei grandi gruppi industriali, ma poi ne abbiamo alcune dirette.
Le due che ho citato sono dirette. Le due che ho citato parlano esattamente ai casi dell'affidamento di servizi pubblici che abbiamo sentito raccontare questa mattina. Allora, governare queste questioni in un modo o nell'altro fa la differenza delle posizioni politiche. E io credo che questa sia, ad esempio, per quel che riguarda il nostro gruppo, un profilo di responsabilità. Come le pubbliche amministrazioni consegnano ad altri soggetti il governo dei propri servizi, quelli di cui hanno titolarità, e come dentro questo governo valgano principi di legalità, di dignità delle persone, di rispetto del lavoro e di ampliamento dell'occupazione.